Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV. Oggi ci occuperemo di musica e abbiamo ospite qui con noi il maestro Enrico Lancia, direttore artistico dell'associazione Amici della Musica di Vittorio. Nando Maestro, Buongiorno. grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Il maestro appunto, è il direttore artistico di un'associazione che a Vittoria, ma diciamo, nell'ambito provinciale, si occupa di organizzare eventi culturali e musicali in particolar modo. Ecco, direttore, iniziamo a parlare subito dell'associazione, di cosa si occupa, da quanti anni esistete. Diciamo che eh, l'associazione opera da circa 50 anni a Vittoria, eh, dopo un, dal 61 al 68 ha operato in maniera informale, quindi con. Diciamo, tra amici ma comunque producendo già dei concerti importanti degli eventi importanti a vittoria e poi nel 74 si è definitivamente mh, costituita e da quel momento abbiamo, non abbiamo mai interrotto la nostra attività anche se a volte non so, il teatro è rimasto chiuso perché noi facciamo attività principalmente al teatro di vittoria eh, il teatro è rimasto chiuso noi abbiamo comunque trovato il modo per continuare la nostra attività non ci siamo mai fermati abbiamo prodotto oltre 600 concerti, quasi 650, e siamo orgogliosi veramente di aver portato avanti a Vittoria un, un, diciamo uno stimolo verso la cultura musicale che eh, mancava nella nostra città, anche se la nostra città è stata sempre una città attenta alla cultura, la presenza del teatro più bello del, della provincia, ma anche forse del sud Italia, tra quelli piccoli, tra quelli, di quelle dimensioni, e testimonianza appunto di questa attenzione. Che c'è stata sempre da parte dei vittoriesi verso le forme di, di arte, di cultura, di teatro, di musica, eccetera. Ecco, direttore una domanda, una piccola curiosità. Come ha fatto a resistere <coughs> così tanto <ride> negli 50 anni questa associazione? Qual è stato il segreto? Beh, eh, il segreto, il segreto è la, la caparbietà, la, la voglia, il grande desiderio di portare avanti questo percorso, di andare sempre dritti verso lo scopo che poi non, non è mai. Eh, che è sempre quello di raggiungere appunto una, una diffusione sempre più capillare del, del, dell'amore per la musica, l'amore che noi stessi eh, organizzatori eh, abbiamo. Il dottore Spatola, che, sta, che è diciamo, il fulcro dell'associazione, tuttora presidente, presidente da sempre, dalla fondazione, eh, ha eh, portato avanti... Con l'aiuto dei più stretti amici, eh, questa associazione per tanti anni, poi sono, mm, mi, sono, sì, diciamo mi hanno aggiunto al consiglio direttivo, poi mi hanno anche nominato direttore artista Questo negli anni '80-86, circa '86. E quindi da quel momento eh, ho sostenuto l'impegno del Dottore Spatola. Eh, siamo stati in maniera un po' altalenante, appoggiati da altri amici, chi, chi va, chi viene, ma comunque il nucleo dell'associazione diciamo stabile, c'è stato sempre, c'è sempre, quindi questo garantisce la continuità nella, nella nostra iniziativa. Certo, siamo molto determinati eh, in quello che facciamo perché abbiamo l'entusiasmo per farlo, certo, magari poi altre vicende ci fanno passare questa voglia di, ci vorrebbero far passare questa voglia di andare avanti, ma noi... Nonostante le intemperie, tra virgolette, noi comunque resistiamo. Resistete. Bene, allora parliamo un po' della stagione concertistica che state organizzando proprio in queste settimane, in questi mesi. Quanti appuntamenti <ride> ci sono, il calibro ecco, degli artisti. Bene, noi eh, abbiamo iniziato con una, eh, diciamo quasi un'anteprima alla stagione, il 19 ottobre, e poi il 18 di novembre abbiamo inaugurato ufficialmente la stagione con eh, la presenza di Francesco Cafiso, il nostro grande... Ehm, con cittadino ehm, con un concerto bellissimo che è stato svolto appunto sempre al Teatro Comunale e la stagione andrà avanti fino alla fine di marzo comunque prima di aprile <coughs> con una programmazione di 16 concerti e una programmazione mh, che io definisco varia molto varia c'è un po di tutto dalla classica alla musica d'avanguardia al jazz eh, diciamo, e poi eh, la cosa che a me piace di più di questa stagione, devo dire la verità, non, è non sono tanti i nomi che ci sono pure, i nomi importanti, ma è la presenza di molti artisti locali. L'associazione ha sempre fatto un'operazione di sostegno verso gli artisti locali. Eh, tra l'altro proprio in questi giorni, eh, cioè nei prossimi giorni si svolgerà una rassegna dedicata a una nostra grande amica. Purtroppo scomparsa, Rosa Maria Alescio, una rassegna musicale per giovani musicisti, ehm, che vuole appunto eh, riprendere eh, un'idea di Rosa Maria e un'idea, eh, diciamo, una, 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 una consuetudine anche che c'era spesso negli anni passati, quella di organizzare rassegne, quindi dare occasione ai giovani. Studenti in questo caso di potersi esprimere sul palcoscenico, ma poi ci sono diciamo, i professionisti veri e propri eh, della, della, della musica, vittoriese o comunque siciliani o della provincia di Ragusa, moltissimi che parteciperanno con dei concerti importanti. Non parliamo di ragazzi, di studenti, parliamo in questo punto di professionisti che fuori hanno i loro riscontri, i loro successi, che magari qui nella nostra zona hanno poco spazio. Gli artisti più importanti della stagione, eh, abbiamo avuto pochi giorni fa un concerto stupendo, meraviglioso, della grandissima pianista Rachel Grimes, pianista compositrice che ha eseguito musiche sue. <coughs> è una pianista che eh, molti conoscono in Italia, ma è molto più famosa tra i cinefili, i cinofili. No, Cinefili tra i cinefili. <ride> cinefili, no, per, cinefili perché lei ha scritto moltissime ehm, colonne sonore. Abbiamo avuto, come diceva Francesco Cafiso, Alessandro Travaglini, clarinettista, eh, avremo orchestre, tra l'altro siamo l'unica la, associazione che eh, o comunque sono tra le pochissime occasioni le nostre per assistere a un concerto di, con orchestre, eh, pianisti, eh, quindi c'è Un po' di tutto, c'è anche l'attenzione verso il jazz, ma questo è un discorso che diciamo molto interessante. Ecco, approfondiamo infatti questo discorso: avete stretto possiamo dire un connugo o comunque eh, un legame con l'associazione Amici del Jazz di Vittorio. Ecco, Come è nata sì. questa idea di fondere magari questi due generi, due modi di, di intendere la musica diversi, ma comunque allo stesso tempo forse uguale perché avete unisce il grande amore per quest'arte? Io direi sì, due modi uguali di intendere la musica paralleli perché mh, operavamo noi con la nostra esperienza di ultratrentennale ufficialmente, loro con un'esperienza di quattro anni, ma comunque un'esperienza che subito è partita alla grande subito è prodotto dei grandi risultati l'assistenza di jazz music appunto gestita, gestita, presieduta dal dottore Garrasi con il direttore artistico Francesco Cafiso è un'altra realtà vittoria importante e queste due realtà musicali che poi alla fine ci occupiamo delle stesse cose più o meno, anche se loro operano all'aperto per il festival gezza eccetera eh, con altre modalità eh, noi operiamo eh, nella stagione eh, autunnale invernale primaverile quindi era eh, quasi naturale che finisse così insomma come è finito cioè nel senso forse gli spettatori non sanno che ci siamo eh, in qualche modo uniti in questa eh, in questa eh, avventura in questa avventura di, per Diffondere il nostro messaggio culturale. E... L'Unione dice: Fa la forza, quindi, probabilmente, anche questo è il motivo per cui ci siamo messi insieme, ma poi perché abbiamo capito che Vittoria, è tutto sommato, è una città piccola, che, dove possono sicuramente esistere più realtà di questo genere ma che è più bello quando poi queste realtà collaborano in maniera eh, intensa. Il, nostro, eh, il dottore Garrasi e il maestro Cafiso fanno parte allora, del nostro direttivo, quindi eh, daranno manforte anche alla nostra associazione, non saremo più pochi, eh, soli, eh, come eravamo prima, ma saremo un po' di più, insomma. E loro saranno un po' di più perché ci saremo anche noi ad appoggiarli. Quindi questa mutualità nella, nella, nella nostra attività sicuramente porterà dei, belli, dei bei risultati. Direttore, da un punto di vista istituzionale, politico, ecco, trovate attenzione, sostegno <ride> oppure c'è magari qualche difficoltà? Io mi scuso ma, di, ma ho un po' di raucedine stamattina. Eh, mh, sì, mh, la solidarietà. Ecco, il discorso politico è un discorso molto delicato. Devo dire che... Eh, la politica, specialmente negli ultimi anni, preferisce di più sponsorizzare lo spettacolo anziché la cultura. Noi non facciamo spettacolo, facciamo spettacolo se vogliamo, ma è uno spettacolo chiaramente eh, di un livello eh, diverso, con finalità diverse. Non è uno spettacolo di piazza che coinvolge eh, qualsiasi eh, tipo di, di, di persona, ma chiaramente da noi vengono le persone che amano la musica di qualità. Eh, quando parlo di noi, parlo anche del jazz, eccetera. E, mh, la politica ecco, preferisce gli eventi di piazza, la politica preferisce eh, mh, lo spettacolo che poi è fine a se stesso, scollegato, magari eh, così eh, improvvisato in pochi giorni, però, eh, e, quindi, e quindi ecco i cosiddetti tagli alla cultura. Io non, a, me, a me non piace parlare di tagli alla cultura, a me piace di par parlare di dirottamenti dei fondi della cultura alla falsa cultura, alla pseudocultura. Questo è il problema fondamentale. Certo, la Regione in questo momento ci sta dando dei problemi gravi, dei problemi seri da alcuni anni. La Regione non ci dà, non tanto non ci dà i contributi, ma non ci dà la sicurezza, la continuità. Noi non abbiamo certezza dei contributi se non addirittura a fine anno o anche all'inizio dell'anno successivo alla nostra attività. Quindi come, come si fa a programmare? Con quale tranquillità? Quello che stava su, sta per succedere quest'anno, che spero venga scongiurato, un taglio grossissimo alla no, nostra, ai nostri contributi per poi privilegiare associazioni, associazioni, addirittura che in Sicilia non hanno neanche i requisiti legali per poter accedere ai contributi, eppure sono stati inseriti in un piano di ripartizione dei contributi, proprio questa è una notizia di pochi giorni fa in maniera scellerata da parte dei, dei politici evidentemente, non penso da, da parte degli, amministrat de, 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 degli amministratori, ma appunto de, 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 degli uffici voglio dire, ma penso dei politici. Quindi è una gestione scellerata. Eh, e quindi ci, ci stavano, diciamo la notizia è quella che è di un taglio grossissimo alla nostra associazione, che noi non meritiamo, anche perché, come ho avuto modo anche di riferire mh, personalmente all'assessore regionale, eh, noi siamo l'unica associazione della provincia di Ragusa ad avere i contributi ministeriali. Il Ministero ci ha sempre riconosciuto. Ecco questa è una chicca chicchera che riguarda solo queste, voi. Sì, riguarda solo noi in provincia, devo dire. Ma questa è una cosa molto importante per noi, è un, un, un orgoglio eh, forte che noi abbiamo perché siamo l'unica associazione veramente della provincia di Ragusa ad avere contributi. È una delle poche in Italia perché ormai il Ministero eh, ai beni culturali ha tagliato moltissime associazioni che non avevano i requisiti, ma non perché appunto non avessero ehm, la voglia di dare i soldi, perché non avevano i requisiti, non avevano quella continuità, quella mh, gestione eh, oculata, attenta che abbiamo noi, ehm, non per essere presuntuoso. E quindi evidentemente se siamo tra le poche decine di associazioni in Italia a essere sostenute dal Ministero ci sarà un motivo. E vorrei capire perché altri invece ci ignorano o ci trattano e parlo della regione soprattutto. Per quanto riguarda la provincia, purtroppo negli ultimi anni la provincia ha una situazione finanziaria abbastanza difficile, per cui non siamo riusciti più ad avere i contributi di una volta che erano, pur, erano seppur pochi ma importanti per noi per sostenere la nostra attività col Comune. C'è un ottimo rapporto, certi comuni sono in difficoltà e quindi non possiamo sperare che il Comune ci dia più di tanto. O meglio, lo speriamo, ma non, eh, sappiamo perfettamente che non è un capriccio né del sindaco né di nessuno quello di non, non darci un, un sostegno sostanzioso. Invece magari eh, su altre eh, proposte che noi abbiamo vorrei magari parlarle se ho tempo. Dunque ecco, direttore, infatti ci abbiamo verso la conclusione, abbiamo gli ultimi due minuti più o meno. Parliamo dei progetti futuri, delle proposte che voi magari volete mettere in campo e che volete realizzare da qui nei prossimi anni. Sì, noi abbiamo un sogno, eh, abbiamo tanti sogni nel cassetto, ma eh, uno, uno dei più, più importanti è quello dell'orchestra. Quello dell'orchestra è quello della scuola di musica. Una scuola di musica, chiamiamola Conservatorio, chiamiamo l'Istituto Musicale, come vogliamo noi. Ma comunque quello che è importante è avere in una nostra provincia la sede di un conservatorio, perché no? E questo è possibile, non è un'operazione un difficilissima, specialmente oggi con la riforma che si sta avviando nei conservatori, che, sta già, che è già da un paio d'anni in, in campo, si potrebbero avere i corsi preaccademici, quindi quei corsi che consentono poi l'accesso universitario, quindi accademico, agli studenti di musica. Eh, questo è possibile, certo, si deve parlare con, con gli amministratori, si deve vedere se c'è la disponibilità, se c'è la voglia. Noi ci crediamo sempre in questi due progetti principali e eh, speriamo che ci sia anche da parte dei, degli amministratori una risposta eh, positiva alla voglia di farlo. Ecco bene, con questa speranza noi salutiamo il maestro di Corangelo, lo ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. L'appuntamento con i telespettatori è con una prossima puntata di 15 minuti con. Buon proseguimento.